Un caro saluto a tutti voi e per chi non fosse stato presente allo scorso incontro, allo scorso webinar, sono Francesco De Rossi, sono un insegnante di religione cattolica della scuola primaria e, come qualcuno di voi già saprà, sono l'autore dei progetti didattici per la scuola primaria L'albero delle meraviglie e Il nuovo albero delle meraviglie. Come dicevo poc'anzi, questo è il secondo webinar che segue quello del 10 marzo scorso, dove abbiamo parlato della Pasqua. Oggi invece voglio presentarvi una pillola didattica indirizzata alle classi quarte, incentrato sul discorso attualissimo dell'interculturalità, riguardante che cosa? Riguardante i testi sacri e i simboli nelle grandi religioni, intendo ebraismo, cristianesimo, islam, induismo e buddismo. Naturalmente, come vi ho già detto nello scorso webinar, al di là dell'incontro che faremo oggi, potete contattarmi tranquillamente o attraverso la mail che vedete qui in sovraimpressione, papinochiaretta@gmail.com. Oppure sulle pagine social, Facebook e Instagram, alle quali vi invito, per chi ancora non l'avesse fatto, ad iscrivervi al più presto. Siamo già tanti, però cerchiamo di crescere sempre più, anche perché è un modo per poter contattarci, scambiarci informazioni e scambiarci anche dei materiali. Dunque vi invito ad iscrivervi per chi non l'avesse già fatto. Bene, questo incontro è sempre fa parte della rubrica Formazione Viva di Giunti Scuola. Naturalmente questo è uno dei punti della Formazione Viva di Giunti Scuola. Avete tanti altri appuntamenti che potete andare a vedere su quello che è il sito della Giunti, proprio alla voce Formazione. Che cosa voglio presentarvi oggi? Voglio presentarvi, come dicevo poc'anzi, i testi sacri e i simboli nelle grandi religioni. Naturalmente do per scontato che ognuno di voi abbia a disposizione quelli che sono i materiali proposti dal Nuovo Albero delle Meraviglie, e mi riferisco naturalmente ai libri di testo, alle guide per i docenti, ai vari allegati, come ad esempio il libricino dell'arte, sia per il primo che per il secondo ciclo, le flashcards, i giochi da tavolo, e poi naturalmente c'è anche la linea del tempo e altri materiali che, per chi conosce il progetto, sa benissimo che sono ormai un punto di riferimento fondamentale per poter lavorare. Allora, dicevo poc'anzi, parlare del discorso dell'intercultura, dunque parlare del discorso relativo alle cinque grandi religioni e mondiali. Mi fermo soprattutto su queste perché naturalmente cerchiamo in qualche modo di dare una struttura al nostro lavoro. Cosa troviamo sui testi del Nuovo Albero delle Meraviglie? Naturalmente troviamo una presentazione per quanto riguarda gli argomenti che stiamo per intraprendere, che stiamo per conoscere. Per chi di voi conosce il progetto sa benissimo che è un discorso che parte fin dalla classe prima della scuola primaria, un discorso sulle grandi religioni che man mano fino al quinto anno porta, diciamo, a una discreta conoscenza, una discreta padronanza di quelle che sono le cinque grandi religioni, affrontando di anno in anno varie tematiche. Oggi ci soffermeremo sulla classe quarta, dove proprio si tratta dei testi sacri e dei simboli in queste grandi religioni. Per quanto riguarda i testi sacri, avete ad esempio il discorso riguardante la Bibbia cristiana, con quelle anche che sono le attività che trovate all'interno del vostro testo. Stessa cosa l'avete anche per il testo sacro degli ebrei,
dove ogni volta segue assolutamente un'attività che possa in qualche modo dare l'opportunità ai nostri bambini di andare a potenziare e a comprendere sempre più ciò che stiamo facendo, ma anche renderlo più leggero, no? Più anche dinamico. In questo caso, per esempio, i bambini dovranno andare a ricomporre le parole dei primi cinque libri della Bibbia ebraica, Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio, che vi faccio vedere in questo caso, ad esempio, con una piccola attività potremmo proporre, quella di cliccare sul libro, ad esempio, della Bibbia e man mano apparire i cinque grandi libri che compongono il Pentateuco della Bibbia ebraica, la Torah, la legge. Ancora, sempre per quanto riguarda l'ebraismo, un'altra attività potrebbe essere quella, ad esempio, di mettere nell'arca santa quella che è il rotolo della Torah e poi chiuderlo con le ante dentro l'arca santa. Questa è un'attività che avete anche sul libro, ma che può diventare anche un'attività multimediale, dunque una proposta da fare insieme ai nostri alunni, dunque utilizzare i materiali del libro per poterli lavorare, elaborare. Stessa cosa anche per il testo sacro dei musulmani, il Corano, anche qui con delle attività che sono atte ad approfondire quello che è il discorso del testo sacro della religione islamica e poi i testi sacri del buddismo, ad esempio, sempre con una parte relativa a una spiegazione, seguita poi da quella che è una attività. Per avere una continuità metodologica con quello che abbiamo affrontato la scorsa volta, vi ricordate che proposi a voi l'utilizzo delle flashcard. E vi dissi anche che le flashcard sono uno strumento che noi possiamo utilizzare per in qualche modo ripercorrere gli argomenti che abbiamo trattato, dunque fare riferimento a ciò che noi già conosciamo su queste religioni, un discorso legato ai prerequisiti. Oggi voglio fare un salto in avanti e proporvi un piccolo laboratorio da mettere in atto con i vostri alunni. Quello, per esempio, come potete vedere qui, le flashcard non sono quelle che avete in dotazione con il nuovo albero delle meraviglie, ma sono delle flashcard che potete costruire voi con i vostri alunni. Le potete realizzare cartacee oppure, come ad esempio in questo caso potete vedere sulla slide, sono delle flashcard realizzate in modo molto semplice, con un programma di uso comunissimo, quello di PowerPoint, renderle multimediali. Allora, il titolo, ho messo un titolo, Cosa ricordo di quanto abbiamo fatto? E sul fronte troviamo sempre, ad esempio in questo caso, l'edificio di culto della religione cristiana, dunque argomento che è stato già trattato negli anni precedenti. E sul retro della flashcard, in questo caso ho evidenziato soltanto le domande che fanno parte del secondo ciclo, perché, come dicevo all'inizio, l'incontro è per gli alunni di classe quarta, però questo non significa che non possiamo elaborare anche delle domande spunto per il primo ciclo. Dico elaborare delle domande spunto perché? Perché naturalmente potete aggiungerne altre, potete cambiarle, potete farlo a vostro piacimento. Vado avanti perché dopo l'edificio di culto dei cristiani, in questo caso c'è l'edificio di culto della religione islamica, vedete la freccia indica il minareto e sempre le domande simulo a quale religione appartiene questo edificio di culto e come si chiama proprio in modo specifico la torre indicata dalla freccia. Andiamo avanti ancora e in questo caso l'edificio di culto della religione ebraica e sul fronte il disegno con i simboli che fanno capire ai nostri alunni a quale religione appartiene questo luogo di culto e anche come si chiama questo luogo di culto.
Naturalmente, dopo aver ripercorso quelli che sono i prerequisiti, le flashcard le possiamo utilizzare e dunque elaborare, costruire anche per quanto riguarda l'unità di apprendimento che abbiamo trattato, in questo caso i testi sacri. Vedete da questa parte c'è l'immagine sul fronte del Corano e sul retro sempre troviamo le domande stimolo per poter coinvolgere i nostri alunni nelle risposte. Come vi dicevo già nell'incontro che abbiamo fatto precedentemente, io preferisco sempre un lavoro e vi propongo un lavoro basato sulla cooperazione, dunque un lavoro sul cooperative learning, formando gruppi eterogenei all'interno della classe per fare in modo che nessuno rimanga indietro, che tutti siano coinvolti, che sia un lavoro di squadra e che tutti dunque possano raggiungere il successo formativo, così come noi naturalmente ci no? prefissiamo fin dall'inizio. Andiamo avanti, sempre con i testi sacri, in questo caso la Bibbia. Quali religioni hanno come testo sacro la Bibbia? Vedete sul retro le domande stimolo. E in quante parti è diviso il libro sacro dei cristiani, la Bibbia cristiana? Andiamo avanti ancora e passiamo invece ai simboli. Vedete come in questo caso queste card io le ho realizzate insieme agli alunni di classe quarta, dunque insieme a loro abbiamo in qualche modo cercato immagini, utilizzato immagini che troviamo soprattutto sul nostro testo, ma questo non significa che le card non possono essere addirittura proprio disegnate, realizzate dagli alunni, fin dai disegni, poi per passare alle domande, dunque strutturarle. E di modo che loro possono anche personalizzare questo lavoro. Diventa un vero e proprio laboratorio nel quale poi si coinvolge un po' la classe in tante attività. Andiamo avanti, in questo caso sempre una flashcard sul simbolo della religione ebraica, con quale nome è conosciuto questo simbolo? Vedete la domanda stimolo e quale altro simbolo oltre a questo è famoso per gli ebrei e naturalmente noi che abbiamo già parlato e trattato della menorah e i nostri alunni saranno stimolati a rispondere la menorah. Andiamo ancora avanti. Qui ci troviamo con il simbolo della religione cristiana, anche in questo caso sul fronte l'immagine e sul retro allargare ancora più le domande, cioè farle proprio in modo diversificato, domandare ad esempio come si chiama il monte sul quale fu crocifisso Gesù e chi fu il governatore romano che condannò Gesù alla crocifissione. Andiamo ancora avanti e sempre per rimanere nell'ambito di una continuità per quanto riguarda la nostra proposta didattica, anche oggi voglio parlarvi e proporvi il discorso della pixel art, che è entrato ormai all'interno della nostra no, istituzione scolastica e c'è proprio un momento dell'anno, che possono diventare i vari momenti dell'anno, nei quali viene proposto questo tipo di attività e trattare diversi argomenti facendo riferimento a questo tipo di attività. Ma la pixel art inoltre è anche qualcosa che alimenta quella che è la creatività e la fantasia dei nostri alunni e in più, a mio parere, li accosta anche ad un uso critico di quella che è la tecnologia. In questo caso potete vedere, come abbiamo visto la scorsa volta, c'è la tabella, la griglia, nella quale sul dorso ci sono le lettere dell'alfabeto che indicano le varie linee da seguire. E in basso il codice, seguendo il quale in modo molto minuzioso, i bambini alla fine andranno ad scoprire il simbolo della religione islamica. Vedete, un elemento che ho messo diversamente dalla scorsa volta è già quello della stella disegnato all'interno della tabella. Andiamo avanti, stessa cosa per quanto riguarda il simbolo dell'ebraismo, da una parte sempre la tabella con sul dorso le lettere dell'alfabeto, le righe da seguire, il codice seguendo il quale
apparirà la Magen David, la stella di Davide, simbolo della religione ebraica. Però oggi, anche per quanto riguarda la pixel art, voglio proporvi qualcosa in più. Che cos'è questo qualcosa in più? Quando si parla di coding, si parla di codice e dunque di realizzazione del codice. In questo caso, i nostri alunni andranno a fare che cosa? Andranno semplicemente a sviluppare un codice, seguirlo passo passo per poter poi alla fine avere l'immagine del simbolo degli ebrei. Bene, noi possiamo fare anche un'altra cosa, possiamo proporre ai nostri alunni di realizzare loro un codice semplice. Ad esempio, si presta benissimo in questo caso la croce, molto semplice per quanto riguarda la realizzazione, e diciamo ai nostri alunni di sviluppare loro un codice che li porti poi alla fine ad avere che cosa? Ad avere proprio il simbolo della croce cristiana. Penso che sia una bella iniziativa. Anche questo potrebbe diventare un'attività laboratoriale nella quale coinvolgere anche in questo caso i nostri colleghi, perché ricordatevi sempre che l'intento del nostro progetto, non soltanto di questo nostro incontro, dell'incontro della scorsa volta, ma l'intento proprio del progetto dell'Albero delle Meraviglie è quello di essere un progetto interdisciplinare. La religione cattolica che diventa un punto di dialogo con le altre materie, che diventa propositivo, che diventa un centro propulsivo per le altre materie. E penso che questo sia in qualche modo un po' quello che precedentemente è mancato alla nostra disciplina. E assolutamente il progetto del nuovo Albero delle Meraviglie invece tende proprio a questa interdisciplinarità, dove assolutamente la nostra materia, la nostra disciplina non perde la sua identità, assolutamente, anzi, diventa un punto di forza. Andiamo avanti. E cosa voglio proporvi adesso? Voglio proporvi i famosi lavori multimediali di cui abbiamo parlato già la scorsa volta, anche questi da poter realizzare con i nostri alunni. Qui ve ne presento uno realizzato sul testo della Bibbia. Vedete, anche qui hanno realizzato in modo molto accurato la pagina iniziale con tutto ciò che riguarda il font, i disegni, le animazioni. E poi dentro che cosa possiamo mettere? Possiamo mettere questo. Ad esempio, si parte con la spiegazione del testo della Bibbia. La Bibbia deriva la parola dalla lingua greca, un testo composto da 73 libri, e poi, come questa viene divisa, le due grandi parti dell'Antico e del Nuovo Testamento, poi, prendendo ad esempio, questo è uno dei disegni che si trovano all'interno del progetto del Nuovo Albero delle Meraviglie, vedete la libreria nella quale ci sono i testi dell'Antico Testamento, la spiegazione che fa riferimento ai testi e queste frecce che vanno ad indicare le quattro grandi parti dal Pentateuco fino ad arrivare ai libri profetici. E naturalmente non può mancare quello che è il riferimento alla parte comune che c'è tra la Bibbia cristiana e la Bibbia ebraica. Andiamo avanti, stessa cosa per il Nuovo Testamento, spiegazione e le frecce che vanno a indicare, in questo caso, le cinque grandi parti del Nuovo Testamento che vanno dai Vangeli fino all'Apocalisse. Capite benissimo che questo è un altro modo per poter presentare quello che poi è il materiale che noi abbiamo sul nostro testo, ma in un modo più dinamico, in un modo più vivo, che coinvolga in qualche modo i nostri alunni, fino a farli diventare loro stesso autori, loro stessi protagonisti dell'attività. Andiamo avanti. La spiegazione dell'Antico e del Nuovo Testamento con due immagini, anche in questo caso molto carine, che vanno a specificare le due grandi parti. Qui si parla delle lingue che vengono utilizzate per poter
scrivere sia l'Antico che il Nuovo Testamento, in quelle lingue che si possono trovare all'interno di due queste grandi parti della Bibbia. E qui poi la famosa attività, vi ricordate, una specie di quiz nel quale se i bambini chiedono quale tra questi libri del Pentateuco è un intruso che non c'entra niente con il libro del Pentateuco, se cliccano su Salvi, naturalmente la risposta è quella esatta. Andiamo avanti, in questo caso il discorso riguardante invece i simboli, vedete anche come qui sono state curate le immagini una per una, cliccando sul libro si va avanti. E anche qui l'attività molto dinamica, molto movimentata. Cliccando sul triangolo, si sposta il triangolo, va a formare la stella di Davide, spiegazione della stella di Davide e poi si va avanti. Altro simbolo che loro avranno anche conosciuto attraverso le domande stimolo delle flashcard, cliccando sul riquadro vanno a fare che cosa? Vanno a completare la menorah e anche qui la spiegazione riguardante la menorah. Andando avanti, una attività multimediale incentrata sui libri sacri, in questo caso mi sono soffermato sui libri sacri del buddismo, cliccando sui quali si hanno che cosa? Si hanno la spiegazione di come si chiama il testo sacro e che cosa contiene. Penso anche questo sia molto accattivante per i nostri alunni. Andiamo avanti, per concludere, vedete, qui c'è una famosa attività, come già proposta precedentemente, simbolo, risposte possibili. Se clicco su Stella di Davide mi dirà assolutamente che non è questa la risposta, se clicco su Menorah invece mi dirà che la risposta è quella esatta. Bene, vi ricordo, prima di concludere, che tutti i materiali presenti in questo incontro, nello scorso incontro che abbiamo fatto precedentemente, provengono dal nostro progetto, dal nuovo albero delle meraviglie. Dunque, come vi avevo detto già in precedenza, libri di testo, flashcard, libro di arte, libro dei giochi e quant'altro. Per saperne di più di quello che è il nostro incontro, sia di oggi che della scorsa volta, vi invito ad andare sul sito di Giunti Scuola alla voce formazione, dove potrete rivedere l'incontro della scorsa volta, ma anche questo incontro, chi non può seguirlo in questo momento potrà seguirlo successivamente. Stessa cosa, vi invito ad andare sul D-Book Easy di Giunti Scuola e vedere tutto quello che è, no? Il materiale proposto dal progetto del nuovo Albero delle Meraviglie. Se avete qualsiasi domanda, se avete qualsiasi dubbio, se avete qualsiasi cosa da chiedere, potete rivolgervi alla mail di formazione Giunti e seguirci anche, che oltre sulle pagine del nuovo Albero delle Meraviglie, anche sulle pagine Facebook di Giunti Scuola. Bene, vi saluto, grazie veramente della vostra presenza. La scorsa volta mi avete dato veramente una grande emozione perché sui social avete scritto, avete detto tantissime cose, tanti complimenti, ma i complimenti me li faccio a voi per essere stati sempre vicini a me e a questo progetto nel quale io credo. Vi ricordo che potete contattarmi attraverso la mail per qualsiasi cosa, la mail è papinochiaretta@gmail.com o sulle pagine social Facebook e Instagram del nuovo Albero delle Meraviglie. Mi raccomando, iscrivetevi sulle pagine social perché è l'unico modo per poter avere un contatto diretto per scambiarci idee. Un caro saluto a tutti voi, al prossimo webinar.